Bene, dall'area di Nauplia e dintorni, dove abbiamo incontrato città importanti come Argo, Micene, Tirinto, ci spostiamo a Sparta. C'è da fare un po' di strada. La strada per raggiungere dalla zona di Nauplia sino a Sparta è una strada piuttosto accidentata da fare in automobile, però alla fin fine è sempre raggiungibile. Sparta, anche attraverso il percorso che viene fatto da un punto di vista automobilistico proprio, mostra come il terreno montuoso la rendesse una città anche di non facilissimo accesso. È un po' anche la rappresentazione di quello che è tutta la zona del Peloponneso, che è montuosa e che dimostra come l'esistenza delle varie città-stato, delle varie polis, determinasse una territorialità proprio a sé stante delle varie zone. Ma andiamo a Sparta. Sparta è una città di cui ad oggi è rimasto molto poco e la cosa interessante da dire è che quel poco che è rimasto, che sono poi i pochi resti archeologici di cui ora vedremo, in effetti si ricollegano molto bene a un passo di Tucidide, il quale descrive, sembra proprio in maniera quasi profetica, quello che è la fama della città e ciò che ne resta. Vi cito questo passo: se la città degli Spartani restasse deserta, rimanessero i templi e le fondamenta degli edifici, penso che dopo molto tempo sorgerebbe nei posteri un'incredulità forte che la potenza spartana fosse adeguata alla sua fama. Eppure occupano i 2/5 del Peloponneso, detengono l'egemonia su di esso e su numerosi alleati esterni. Se gli Ateniesi, invece, subissero la stessa sorte, la loro importanza, a dedurla dai resti visibili della città, si supporrebbe, credo, doppia di quella reale. Il significato di queste parole è molto eloquente perché dimostra come, mentre ad Atene, e l'abbiamo visto, i resti tangibili dell'antica città sono molto evidenti, anche poi aggiungiamo i resti legati alla sua storia proprio culturale, bene, quelli di Sparta sono molto labili. Al di là di fattori storici, al di là di vicende di battaglia, di Sparta rimane molto, molto, molto meno. E ora vediamo subito. Intanto un aspetto che ci lega a questa immagine, che è quella di questa statua, che è la statua del re Leonida, che ci richiama molto a quell'episodio importante nelle guerre persiane della resistenza dei 300 spartani alle Termopili, che vedremo poi a parte anche come località geografica proprio. Questa statua campeggia nella zona vicino allo stadio di questa cittadina molto secondaria, molto sonnolenta, e accanto allo stadio si arriva all'area archeologica, un'area sì, è recintata, non c'è neanche un biglietto, proprio perché l'importanza che viene data a questa zona da un punto di vista turistico è molto scarsa. Eppure ci troviamo a Sparta. Come vedete, pochi sono i resti, qua siamo proprio sull'agorà, c'è cioè questo edificio circolare. Altri edifici, come quello laterale, sono di epoca romana e qui si nota come c'è da un lato i resti propri dell'epoca greca e poi le aggiunte dell'epoca romana che paradossalmente sono anche più importanti, più preponderanti. Qua c'è uno sfondo della zona con il monte Taigeto. Il monte Taigeto è importante perché, secondo la tradizione, era il luogo da cui si gettavano
i nascituri spartani che presentavano dei difetti fisici. E la società spartana, come sappiamo, è inutile che lo ripetiamo in questa sede, era una società molto militarizzata, dedita alla guerra, all'attività fisica, aveva una interpretazione propria dell'esistenza molto, molto particolare e molto diversa, soprattutto rispetto a quella che aveva la città di Atene. E, tanto è vero che, come abbiamo detto, che rimane molto poco della città, c'è anche da dire che rimane anche pochissimo sotto un punto di vista prettamente mitologico. Al di là di poter parlare del fatto che storicamente, secondo la mitologia, uno dei re della spedizione verso Troia era il re Menelao, che era il re di Sparta, che era a sua volta il fratello di Agamennone, che era della città di Micene. Ma al di là di questo episodio, poi tutto il resto è una storia legata a vicende belliche, alle conquiste di Sparta a discapito di Atene o a discapito di altre città. E poi chiaramente il valore militare della città, della polis stessa. Quindi andiamo avanti nel vedere altri resti. Qua ci approssimiamo alla zona del teatro. E questo è ciò che resta del teatro, con lo sfondo dei Monti Taigeto e la città di Sparta in sé. Il teatro, altra cosa curiosa, non è neanche un teatro di epoca greca, è un teatro di epoca romana. E questo è ciò che stupisce. Quindi di questi pochi resti che si possono intravedere, sono tutti di epoca romana, quindi come se gli spartani, nella loro voglia di predominare sugli altri, comunque non avessero voluto lasciare quasi nulla della loro civiltà ai posteri, proprio come ci diceva Tucidide. Però chiaramente molto emozionante vedere tra questi resti quello che è lo spirito pregnante di una città così importante, di una città che ha comunque lasciato molto, una grande eredità guerresca rispetto a tante altre città del mondo. E quindi l'abbiamo liquidata, diciamo, in un tempo molto rapido, ci spostiamo a Olimpia. Qui il viaggio non è breve e lo spostamento è abbastanza lungo e, come vedete, dal punto dove segnaliamo la presenza della prossima città, cioè Olimpia, lo spostamento, il viaggio da intraprendere non è neanche molto breve e non è neanche facile, perché il percorso è parecchio accidentato e le strade non sono sempre molto facili. Bene, a Olimpia incontriamo subito, poco prima di accedere alla città, attraversiamo un fiume che per noi ha una grande importanza, che è il fiume Alfeo. Il fiume Alfeo non è solo il fiume più importante della regione, che, come vedete, attraverso queste chiuse permette anche uno grande sfruttamento idrico dell'acqua per l'agricoltura e per i vari utilizzi che se ne possono fare, ma ha un forte legame da un punto di vista mitologico. Alfeo era una divinità, un dio fluviale, ed era uno dei figli di Oceano, e come dio fluviale era, un po' come tutti i miti, appassionato delle donne, delle ninfe, e un giorno, e questa è la mitologia legata proprio a questo fiume, un giorno vide la ninfa Aretusa che si bagnava sulle rive del fiume. Ebbene, egli si invaghì di lei, come tipico della mitologia, e cercò di sedurla, di conquistarla, ma la ninfa non voleva. E allora fuggì e giunse nei dintorni di Siracusa e a un certo punto pregò Artemide di aiutarla, di fare qualcosa per evitare di
cadere nelle mani di questo Dio che si era mutato ovviamente in una creatura vivente. E a quel punto la divinità accettò il sollecito e trasformò Aretusa in una fonte di acqua. Il dio fluviale non poté fare altro per unirsi alla ninfa che trasformarsi a sua volta in fiume, e come fiume riusciva a collegarsi alla fonte Aretusa passando il Mar Ionio, quindi scorrendo attraverso il Peloponneso, arrivando al Mar Ionio, e poi come un rivolo d'acqua percorrendo le due sponde, da quella greca a quella siciliana, e collegandosi alla fonte Aretusa. Perché questa particolarità? Perché la fonte Aretusa si trova in Ortigia, si trova a ridosso del mare, ed è un'acqua che sgorga dalle parti interne, dalle rocce, da una fonte comunque interna e non visibile, e si uniscono. Il mito di Aretusa e di Alfeo, che è molto forte nella città di Siracusa, in realtà ci narra questo legame forte che c'era storicamente tra le due sponde dello Ionio, non solo proprio da un punto di vista storico, ma anche della città stessa di Siracusa nei confronti di Olimpia. E infatti c'è un passaggio di uno degli storici che raccontava una leggenda secondo cui, quando si facevano dei sacrifici nella città di Olimpia, ebbene la fonte Aretusa si colorava di rosso. Oppure ce n'è un'altra che diceva che se si lanciava una coppa nel fiume Alfeo dalla città di Olimpia, perché appunto il fiume bagna assieme al Cladeo, bagna la città di Olimpia, se si lanciava questa coppa la si poteva ritrovare nella fonte Aretusa di Siracusa. Bene, questo appunto ci racconta questo legame tra le due sponde. E come lo si vede? Lo si vede anche attraverso la grande importanza che veniva data da parte dei tiranni siracusani nel partecipare alle gare olimpiche a Olimpia stessa. Tanto è vero che sia il re Gelone che Ierone I parteciparono e riuscirono a vincere nella corsa della quadriga, riuscirono a vincere delle gare e a celebrarle non solo attraverso le monete proprie della polis, ma attraverso una serie di lasciti che poi vedremo e che sono attestati come ringraziamento alla divinità Zeus. Ma andiamo più nel dettaglio. Qui vediamo anche un altro aspetto che collega le due sponde del mare Ionio, ed è quello della cultura di Cetina, una cultura di epoca preistorica che proviene dalle coste della ex Jugoslavia e collega sia la città di Olimpia che Ognina, che è una parte di Siracusa, e la città di Rutigliano, queste due città meridionali. Ho voluto soffermarmi su questa cosa proprio per ancora ulteriormente aggiungere quanto il legame tra le due sponde sia profondo e importante. E qui arriviamo a dei reperti molto interessanti. Questi due reperti sono: uno è un disco che è legato evidentemente al lancio del disco, che già in antichità veniva fatto attraverso un disco in bronzo, e l'altro invece è una specie di peso per il salto in lungo. Il salto in lungo come avveniva? Avveniva attraverso questo metodo che noi non utilizziamo in epoca attuale, che era quello di prendere questi pesetti e, da fermo probabilmente, non credo si facesse la corsa con il salto in lungo attuale, che è fatto attraverso tre passi e poi il balzo, si faceva probabilmente da fermo, ci si dava un
uno slancio attraverso questi pesi e si compiva il salto. E lo vediamo rappresentato in questo vaso. Qui abbiamo il sito proprio di Olimpia, abbiamo tutti i vari resti che si trovano, ci sono moltissimi edifici che sono dedicati all'accoglienza e anche all'esercizio fisico dei vari atleti, troviamo altri edifici che sono di ringraziamento, come questo tempietto circolare che fu eretto da Filippo di Macedonia, uno tra i tanti vincitori delle corse olimpiche. Troviamo anche i resti di una villa romana di Nerone, perché anche Nerone stesso partecipò, per quanto fosse un imperatore romano, erano famose le Olimpiadi, anche in epoca romana, vi partecipò. E qui abbiamo invece il Tempio di Era, che era, diciamo, la moglie di Zeus, che era la protettrice di questa località specifica. Un'altra cosa che dobbiamo aggiungere sono questa serie di edifici che sono i cosiddetti tesori. I tesori erano degli edifici fatti costruire dalle più importanti polis dell'epoca greca, dove venivano riposti tutti i doni che la città stessa dava a Zeus, degli ex voto, e che venivano raccolti lì, in questi edifici, in questa sorta di magazzino. E la cosa interessante è che questi edifici erano, in molti, buona parte provenivano dalla Grecia continentale, ma troviamo anche il tesoro di Gela, il tesoro di Selinunte, quello di Siracusa. Quindi come si può notare, la presenza delle città siciliane, e quindi meridionali, era molto viva e molto partecipata. Quindi si nota proprio questa connessione di tutto il mondo greco che era presente in questo fulcro importante che ogni 4 anni si riuniva proprio per celebrare i giochi olimpici. C'è da aggiungere che i giochi non avvenivano solo a Olimpia, ma avvenivano anche in altre località, che compivano in altri periodi diversi altri tipi di giochi. Comunque la matrice poi, quella di quelli olimpici, è quella che è rimasta più nella memoria collettiva. Questo invece è lo stadio dove si facevano le corse. Di questo stadio è rimasto molto poco. C'è anche da dire che questo non è lo stadio originale della città di Olimpia, perché fu spostato. Questo è quello più recente, perché quello più antico venne poi smantellato e spostato per far posto a una serie di modifiche urbanistiche sovvenute nella città stessa, e quindi lo stadio fu appunto spostato e ricostruito in una zona con maggiore spazio. E qui vi dicevo la villa di Nerone, perché anche Nerone stesso non solo partecipò, ma vinse a una delle gare olimpiche. Qui invece questo altro edificio è molto importante, perché rappresenta l'atelier di Fidia, che era il famoso scultore greco, il quale chiaramente aveva molto lavoro in una città come Olimpia, per cui vi erano moltissime committenze e molte richieste di sculture votive fatte proprio per le divinità. Qui è un'ultima immagine legata alla parte superiore, quello che è la disposizione di tutti i vari edifici dei tesori, quindi visti dall'alto, e permette una visione un po' di tutto il sito. Ma passiamo invece al museo di Olimpia. Il museo è un vero e proprio scrigno di tantissime reperti molto interessanti. Ad esempio, questa grande sala, ritroviamo tutte le varie sculture che facevano parte di alcuni dei frontoni di alcuni dei templi presenti
all'interno del sito, sono molto spettacolari nella loro interezza e anche la fattura è davvero notevole. Questa è ad esempio una sfinge. Qui abbiamo altri bassorilievi. In questa sala possiamo notare invece la presenza di molti braceri in bronzo, ne troviamo tre già visibili con il famoso tripode. Ecco qui nel dettaglio, molti di questi elementi sembrano molto richiamare a uno stile prettamente orientale. Lo vediamo anche dalla figura in basso rappresentata, ecco qui dove vedete la freccia, molti degli stilemi sono prettamente orientali. D'altronde i collegamenti, come abbiamo già detto, erano già presenti tra le due civiltà e quindi neanche a dover aggiungere ulteriori aspetti. E qui invece dobbiamo parlare di un altro reperto davvero importante. Questo è un elmetto votivo lasciato dai Dinomenidi, cioè dalla dinastia che reggeva, che governava l'antica Siracusa, la polis di Siracusa. Questo elmo possiamo definirlo un elmo votivo perché fu donato da Gerone I nel 474 a.C. a seguito della vittoria di Siracusa contro gli Etruschi. Questa vittoria fu davvero importante perché segnava il dominio della città di Siracusa anche sul Mar Tirreno, quindi fu una vittoria molto sentita e monarca decise di donare questo, ma anche altri elmetti, con delle iscrizioni. Ora, la particolarità sta proprio in questo, cioè nel fatto che questo, per esempio, è un elmetto tipicamente etrusco, con le iscrizioni votive, di cui riusciamo a identificare anche le parole Deinomenes, e sono cioè dei dinomenidi, quindi tutta l'iscrizione che rievoca l'evento e la circostanza. Questo è l'altro elmetto, questo invece è sempre con le iscrizioni, però l'elmetto è diverso, questo è chiaramente un elmetto corinzio. E qui invece abbiamo un pezzo pregiato, che è quello dell'Hermes di Prassitele. E qui invece uno scudo in bronzo. A questo punto ci spostiamo, ci allontaniamo da Olimpia e siamo costretti ad attraversare il lembo di mare che separa il Peloponneso, della penisola del Peloponneso, dalla Grecia vera e propria, dalla Grecia continentale. Questo ponte ci permette di attraversare appunto il lembo di mare. Il ponte è stato costruito in anni recenti e permette un attraversamento molto rapido attraverso il pagamento di un contributo. Si supera la costa. Vedete qui l'immagine. Siamo qua nei pressi di Patrasso, questo è l'attraversamento e a questo punto ci avviciniamo nell'altra meta che è quella della città di Delfi. La città di Delfi presenta una importante mitologia che va necessariamente raccontato. Innanzitutto partiamo dal nome Delfi. Il nome Delfi si collega al nome di un certo Delfo, che era il fondatore della città. Delfo in realtà era uno dei figli di Poseidone, perché Poseidone, il dio dei mari, si era unito a Melanto, cioè la madre di Delfo, si trasformò in delfino e da cui nacque appunto Delfo.
Questo stesso animale, quindi anche l'assonanza con il nome delfino, delfo, lo si ritrova anche con il dio Apollo, perché Apollo, che poi avrà caro questo luogo che verrà consacrato, in uno degli episodi mitologici condurrà una nave cretese proprio nella costa, nei dintorni di Delfi. E si trasformerà in un delfino favorendo questo avvicinamento e tutto l'equipaggio che poi giungerà a Delfi sarà poi consacrato come sacerdoti della città stessa. Insomma, il nome della città ha questo legame con questa sinonimia tra delfino, delfo e vi discorrendo. Però c'è un mito da cui poi si fonda più che altro quello che è l'origine del luogo in sé come luogo degli oracoli. Gli oracoli venivano in questa località con sacerdotesse che erano votate al dio Apollo. Il legame col dio Apollo avviene perché nel mito fondativo della località c'era un mostro, un certo Pitone. Questo mostro, che era figlio di Gea, aveva insidiato Latona. Latona era la madre di Apollo, e mentre era incinta del dio. E questo fastidio, questi problemi continui che creò, poi indurranno Apollo, una volta nato come dio, a voler uccidere colui che ha creato problemi alla sua madre e giungerà nella zona di Delfi, troverà il mostro Pitone e lo ucciderà con le sue frecce divine. Questa morte poi determinerà la nascita del famoso oracolo, perché Apollo stesso tenderà a conoscere la divinazione grazie al dio Pan, e a questo poi giungeranno le sacerdotesse chiamate Pizie. Anche qui troviamo un'assonanza col nome di Pitone, Pizia Pitone, e da questo momento in poi questa località appunto assumerà questa connotazione sacrale. La località è anche detta Ombelico del Mondo perché sempre nell'ambito della mitologia abbiamo che in questo luogo fu scagliata la pietra, l'Omphalos, che era la pietra che usciva al posto di Zeus. Spieghiamoci meglio. Quando Crono, cioè Saturno, aveva avuto predetto il fatto che uno dei figli l'avrebbe spodestato, per cautelarsi mangiava tutti i figli che gli nascevano, e allora la madre Rea, per evitare che l'ennesimo figlio finisse all'interno dello stomaco di Crono, gli diede in fasce, gli diede una pietra che Crono mangiò scambiandola per l'ennesimo figlio. Zeus poi crebbe in una località nascosta, e a quel punto poi avverrà la vendetta. La vendetta sarà quella di indurre il vomito al dio, e il vomito farà fuoriuscire tutti i fratelli di Zeus che erano stati confinati all'interno, e tra cui scaglierà la pietra dell'Omphalos, questa pietra che una volta scagliata giungerà proprio a Delfi e quindi da questo momento in poi verrà considerato come l'ombelico del mondo. Il senso mitico di questa località lo si vede anche da questa complessa mitologia, ma anche da tutto quello che è a seguire. Ad esempio, proprio perché si lega alla presenza di Pitone, di questa creatura mitologica, venne costruita una colonna tortile che ritroveremo poi nelle immagini, una colonna tortile con tre serpenti. Questa colonna tortile poi fu condotta dall'imperatore Costantino a Costantinopoli, e di essa ne rimangono delle tracce ancora appunto alla città odierna di Istanbul. Oggi invece sul sito di Delfi ne rimane semplicemente una copia. Ma
Torniamo su quello che è gli oracoli di Delfi. Gli oracoli chiaramente hanno avuto una grande influenza in tutta la cultura greca e in quello che è stato anche lo sviluppo di molte città. C'è da notare come l'antica, l'originaria previsione oracolare avveniva soprattutto per le città. Infatti sono le stesse fonti antiche a raccontare che in precedenza i responsi oracolari erano fatti per la sopravvivenza delle città. Poi man mano decaddero come qualità di richiesta fino a giungere a responsi oracolari individuali per faccende anche molto secondarie. Però dobbiamo dire che nella lista degli oracoli c'erano dei responsi legati alle guerre del Peloponneso, alle invasioni dei Persiani, alle conquiste di Alessandro Magno e via discorrendo, e nonché anche alla nascita di nuove città e di nuove colonie che hanno avuto un responso oracolare. Quindi possiamo dire che in questa località siano passate, anche da un punto di vista proprio mitologico, moltissime personalità che andavano a chiedere il loro responso. Quindi se ne assume pienamente tutta la valenza e la portata storica e culturale di questo luogo, di questa località abbastanza dispersa all'interno delle montagne della Grecia. Ma andiamo a vedere effettivamente. Prima di tutto ci accingiamo a vedere il Museo di Delfi. Questa scultura fatta in bronzo fu donata dal tiranno Polizelo di Gela, fu donata alla città di Delfi come un dono votivo alla città stessa. E rimane qui e la vediamo come una delle più belle scoperte archeologiche e soprattutto la grande qualità e la grande fattura di questa scultura. Lo vedete anche nel dettaglio. E questo è uno degli onfalos che sono presenti in situ. Questo è un onfalos molto decorato, che appunto il fatto di riprodurlo assumeva anche quella funzione sacrale del luogo. E qui ci accingiamo al sito stesso. Il sito presenta una via sacra, proprio una strada che conduce verso la parte alta del sito e si percorrono praticamente tutti i vari siti principali della località. Nella parte inferiore troviamo tutte quelle costruzioni di epoca romana, mentre nella parte superiore si trovano quelle più antiche che sono quelle di epoca greca. Quindi questa prima parte ci sarà la cosiddetta agora romana, la forma è quella tipica. Qui abbiamo un'altra pietra di Onfalos, ecco perché dicevo che ce ne sono più di una. E le tante iscrizioni greche, perché dobbiamo considerare che era una località con forte pellegrinaggio ed era un pellegrinaggio per coloro che si votavano al dio Apollo, che chiaramente era il nume protettore di questa località, per coloro che chiedevano un responso, per coloro che venivano qui per i giochi pitici, perché era un'altra delle attività che avveniva ogni 4 anni, erano l'equivalente dei giochi olimpici, ma organizzati nella città di Delfi, e qui i vari atleti facevano le varie attività ginniche e le varie gare. Si facevano competizioni così come avveniva nella città di Olimpia, ma come abbiamo detto, non c'erano solo i giochi olimpici, ma c'erano anche i giochi di altre città. Questo è il cosiddetto tesoro degli Ateniesi, è una sorta di tempietto, una sorta di edificio, ma non è un tempio in realtà, che è stato fatto ricostruire nei primi del Novecento dalla città di Atene. E che conteneva il tesoro. Il tesoro, appunto, erano gli ex voto che le città stesse donavano alle località sacre,
Questo è quello della città di Atene, ma se ne trovano di parecchie città sia greche che anche italiane. La maggior parte di essi comunque è allo stato di pieno rudere, insomma, questo è quello più ricostruito e più facilmente leggibile. Questa è la roccia della Pizia, più che altro un luogo simbolico più che fattivo. E queste sono le mura poligonali alla base del Tempio di Apollo. L'altare di Apollo, quindi ci approcciamo a quello che è il Tempio, e qui abbiamo il Tempio con la colonna tortile, la copia della colonna tortile. Il Tempio di Apollo era il luogo principale di questa località, non solo per il pellegrinaggio che si andava a fare, ma era anche il luogo dove effettivamente la Pizia compiva i suoi oracoli e secondo la leggenda si vuole che la Pizia cadesse in trance, cadesse in estasi a fronte di effluvi che fuoriuscivano dal terreno e che le permettevano di entrare in contatto con la divinità e di poter ottenere l'oracolo. Diciamo che era una modalità di comunicazione abbastanza oscura, per cui aveva una valenza abbastanza aperta, insomma, non sempre molto chiara e molto netta, tanto che i greci stessi che richiedevano questi oracoli poi si consultavano tra di loro per capire quale potesse essere la giusta valutazione di quello che era stato predetto dalla Pizia. Qui c'è un dettaglio che è interessante da raccontare. Perché alla base di questa colonna, questa iscrizione appena visibile, mostra per l'ennesima volta un dono fatto dai Dinomenidi di Siracusa, dal re Ierone, che oltre agli elmetti che abbiamo visto, ha anche apposto questa iscrizione, che sono in realtà due pilastri con delle iscrizioni dedicatorie proprio dei Dinomenidi. Questa è la seconda iscrizione e qui si vede il teatro dall'alto e nella parte sommitale del sito abbiamo lo stadio. Ecco la scritta Delphi, Delphus, chiaramente una scritta di epoca già romana. E tutte le altre iscrizioni nelle mura poligonali. Qui ci spostiamo perché il sito di Delfi non è concentrato solo in un punto, ma è in varie altre parti, anche perché la presenza delle montagne non permetteva uno sviluppo continuativo. E quest'altra zona distaccata è anche famosa per la presenza di questo tempietto circolare e di questi altri templi laterali. Qui abbiamo il panorama meraviglioso che giunge sino al mare e questo ci mostra come questa località abbastanza dispersa in realtà poi fosse raggiungibile perché da un porto vicino diventava tutto molto più semplice. A questo punto ci spostiamo alla località successiva. E svalichiamo, siamo costretti a passare le montagne e andare dall'altra parte della Grecia per passare nella zona delle Termopili. Le Termopili sono la località famosa per la famosa battaglia delle Termopili e dei famosi 300. In quel contesto storico stiamo parlando della seconda spedizione dei Persiani che giunti nei pressi della Grecia, allertarono tutte le polis greche che, vedendo una quantità considerevole di truppe, erano tutte a rischio, temevano per l'incolumità delle varie città, perché molte altre città dell'Asia Minore erano state già soggiogate. A questo punto si muove tutta la Grecia, finiscono le conflittualità e sia la città di Atene che la città anche di Sparta mandano le loro truppe
L'episodio famoso è quello delle Termopili, dove i famosi 300 di Leonida riescono a resistere per alcuni giorni contro le armate dei persiani. Questa resistenza può avvenire anche con questa disparità numerica, non solo per la preparazione propria dei soldati, ma anche per la conformazione geografica della località stessa, che ora vedremo nel dettaglio. Ma dobbiamo anche dire che il nome Termopili deriva dalla presenza di acque calde, terme, Termopiles, che significa acque calde. Infatti, le acque calde ci sono effettivamente. A poca distanza dal famoso monumento troviamo queste acque. C'è una grande puzza di zolfo, proprio perché hanno questa caratteristica tipica. E oltre alle acque, appunto, dopo neanche un chilometro troviamo il famoso monumento eretto attorno agli anni 60 per commemorare la vittoria di Leonida sui persiani. Questo è il monumento che vediamo più nel dettaglio. Dobbiamo chiarire la conformazione. Ecco, qui possiamo avere un'idea di com'era la località. Da un lato abbiamo i monti inaccessibili e di difficile passaggio, e poi dall'altra parte, in questo caso abbiamo un tratto di terra, però dobbiamo considerare che all'epoca il mare arrivava all'altezza della strada principale. Quindi il fazzoletto di terra era veramente molto ristretto e quindi c'erano gli elementi naturali per potersi difendere. Adesso il mare è evidentemente molto arretrato e quindi le caratteristiche sono parecchio diverse, però ancora un'idea la località la mantiene ancora viva. A questo punto ci spostiamo ancora più a nord, che è il punto più estremo della Grecia in cui siamo arrivati in questo viaggio, ed è la località di Meteora. Qui possiamo già considerarla quasi nord della Grecia. La località di Meteora è interessante per la presenza dei famosi monasteri. Questi monasteri che sono arroccati all'interno di queste conformazioni di roccia, di questi monti così particolari, che sono bellissimi da vedere a ogni ora del giorno. Sono molto belli anche monasteri in sé, anche se non abbiamo fotografie degli interni, proprio perché era vietato fotografare, però ne abbiamo molte delle immagini da esterni. Questo è uno degli ascensori utilizzati per portare i carichi perché comunque mantengono ancora vive le caratteristiche di un tempo: l'isolamento, la difficile accessibilità, la presenza di grandi scale, e quindi quando si devono portare molti materiali, questi sono, diciamo, una modernizzazione quasi necessaria. Ecco, vedete come la struttura. E qui abbiamo il panorama. Qui saremo più rapidi, c'è ben poco da dire. Ecco, questo dettaglio che ho potuto fotografare all'interno di uno dei monasteri è un quadretto che rappresenta il tentativo di conquista italiano contro i greci durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo mi ha particolarmente colpito perché poi dimostra come gli italiani, diciamo, cercarono di abusare anche del territorio, delle caratteristiche di inviolabilità dei territori dei greci, e poi, insomma, se la passarono male perché per riuscire a ottenere la conquista della Grecia ci fu necessario l'intervento dei tedeschi. Però è necessario anche guardare con l'occhio dei paesi conquistati quello che furono le colpe nostre storiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco la veduta dall'alto delle due località, una è Castrachi e l'altra è Kalambaka, che in realtà si trova dall'altra parte. Qui ancora gli splendidi panorami diurni. Questo è un altro dei montacarichi per permettere
il passaggio delle scorte. E qui la gente che si mette nelle posizioni più pericolose per poter fare delle fotografie, considerate che sotto c'è un bello strapiombo. Qui siamo nel pomeriggio dove i colori cominciano a dorarsi e il panorama è veramente ancora più emozionante. Come vedete, si attende il tramonto. In questo scorcio meraviglioso, con il sole che cade dietro alle montagne vicine, la veduta assume dei contorni veramente meravigliosi. Qui il tramonto va avanti, come vedete. Scorriamo in maniera più rapida. E qui siamo al giorno successivo con la veduta di insieme. Infine, diciamo, abbandoniamo questa località, ci spostiamo in maniera molto rapida a Tebe, dove abbiamo fatto una puntatina molto breve, anche perché non c'era molto tempo, e comunque la località di Tebe ormai non ha una grande quantità, una grande mole di reperti archeologici tali da mantenere una presenza molto più lunga nel tempo. Possiamo semplicemente dire che Tebe rappresenta molto di quello che è sia la storia che la mitologia di tutto questo viaggio che abbiamo fatto, perché da Tebe proveniva per esempio Edipo. Tebe è stata in epoche passate anche una città che ha avuto un ruolo di dominio nella zona della Grecia, nelle varie zone della Grecia, e negli scontri tra le varie polis. Quindi è una località che ha in sé un importante patrimonio culturale e storico. Tuttavia, oggi è una città abbastanza addormentata, piccola, molto secondaria, c'è qualche turista di passaggio. E ciò che ricordiamo è questa, che è la cosiddetta Rocca Cadmea, che è una rocca dove c'era il palazzo principale della città, un palazzo che si situa, cioè un palazzo di epoca greca chiaramente, ma che si situa anche su un precedente edificio di epoca micenea. Quindi questo ci dimostra anche sempre la persistenza dei luoghi, della sovrapposizione storica tra una civilizzazione e quella successiva. E infatti, questo è il cartello indicativo del Cadmeion, un'altra veduta, ma come possiamo dire, effettivamente c'è solo questo poi da vedere all'interno di Tebe, il resto è tutto ricoperto dalla presenza delle case. Poco, veramente poco è rimasto. E infine la città di Calcide o Calcida che si trova qui. Questa città, di cui da un punto di vista prettamente archeologico rimane molto poco, in realtà è una città turistica balneare, si va lì più che altro per fare il bagno, per soggiornare, però è una città che per esempio ha fondato la città, la polis di Catania, di Catane e altre città nei dintorni, nella zona della Magna Grecia. Di questa vi mostriamo semplicemente questa bella immagine, per cui il sito è molto piacevole da visitare. E con questa ultima immagine, ma è sicuramente meglio quella precedente, è molto più gradevole rispetto a quella di prima. Vi ringrazio per essere giunti fino a qui e concludiamo.